Un sequestro di sigarette da record, quello eseguito dalla Guardia di Finanza di Treviso, 4,7 tonnellate di bionde, Marlboro e Chesterfield contraffatte di contrabbando che dall'Ucraina, dove erano state abusivamente fabbricate, erano giunte a Spresiano in un capannone della zona industriale, sede ormai dismessa di una ex ditta di trasporti. Le stecche di sigarette viaggiavano occultate all'interno di pannelli, simili a quelli utilizzati per la coibentazione delle celle frigorifere. Lo scorso mese di marzo era stato arrestato dalle fiamme gialle un 38enne trevigiano, proprietario del capannone ed ex padroncino. A maggio in cella è finito anche un moldavo di 43 anni, il corriere incaricato di trasportare le bionde dall'Ucraina, ma anche da Moldavia e Slovenia, alla Marca. Era stato lui a portare a Spresiano, a bordo di un Fiat Ducato, i 288 pannelli riempiti con 24.000 stecche di sigarette, 5 tonnellate in tutto. Prima della perquisizione, all'interno del capannone di Spresiano, sembra che fossero già stati smerciati 3 quintali di bionde. Le fiamme gialle hanno accertato nei confronti dei responsabili del contrabbando un'evasione di imposte per 1 milione di euro. Le sigarette, inoltre, se messe sul mercato, avrebbero fruttato una cifra di circa 1,2 milioni di euro. I sodalizi criminali affinano sempre di più la tecnica, nel caso specifico sicuramente è un metodo molto molto ingegnoso e finalizzato ad eludere qualsiasi tipo di controllo in itinere del carico trasportato a bordo dei mezzi. Potrebbe essere uno dei segnali indiretti della crisi, nel senso che purtroppo parecchie attività hanno chiuso i battenti, per cui bisogna fare particolare attenzione come forze di polizia, soprattutto come forze di polizia economico-finanziaria, a vigilare il territorio, ad essere presenti sul territorio, in modo tale da prevenire che ci sia infiltrazione da parte di sodalizi criminali che tendono ad acquisire, nel caso specifico, il capannone finalizzato allo stoccaggio del prodotto di contrabbando. Sicuramente sì, 4 tonnellate 7 sequestrate, più l'arrestante parte è stata appurato già l'immissione, quindi la vendita del prodotto, quindi un totale di 5 tonnellate di sigarette, il più importante sequestro nella Marca Trevigiana. Del caso ora potrebbe occuparsi anche la Direzione Distrettuale Antimafia. Le sigarette erano destinate probabilmente a tutta Italia, ad un mercato nero parallelo a quello delle bionde. Le parole del procuratore capo della Repubblica di Treviso, Michele Dalla Costa. Grandi introiti sicuramente, sull'entità dell'organizzazione non sappiamo, vedremo cosa verrà fuori. Io ho messo il dito sul fatto che il Veneto è una regione centrale, poi all'interno del Veneto sicuramente la provincia di Treviso è una provincia interessante, soprattutto in questa situazione densamente popolata, quindi c'è una facilità anche di confusione delle persone all'interno, c'è una crisi che mette a disposizione evidentemente di intenti criminali, appartamenti, capannoni sfitti, possibilità di integrare dei guadagni scarsi sotto il profilo legale con guadagni tipo illegale, quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo vigilare perché questa crisi non dia occasione di radicamento sul territorio a organizzazioni criminali o a persone contigue alla organizzazione criminale.